E benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video di make up e andrò a utilizzare una trousse, una valigetta più che altro, che mi aveva regalato mia mamma per il mio compleanno millenni fa. Non so quando è stato il giorno che mi ha fatto questo regalo, dato che il 6 febbraio è stato il mio compleanno e purtroppo non sono riuscita a festeggiarlo con voi perché ho avuto varie difficoltà, vari problemi, però preparatevi perché ci sarà comunque un video dedicato al mio compleanno, anche se non è per forza il 6 febbraio. Comunque farò un restyling completo, più che altro farò la tinta perché non so se si nota, è ora. E la mia amica Greta, ciao Vita, ciao Greta, mi farà le unghie, e quindi più là vedremo tutto un restyling completo. Sono veramente felice e ho ricevuto qualche regalo, ma me li voglio far vedere più là perché un po' di regali ve li farò vedere in un haul e poi in altri regali ve li farò vedere quando faremo il video. Quindi i regali di quelli effettivi di compleanno ve li farò vedere più là. Ma intanto vi faccio vedere i regali che mi aveva fatto tanto tempo fa e che mi ha regalato, ma non ho mai utilizzato. Infatti anche sul titolo l'ho scritto così. Questa è la valigetta in questione, è tutta dorata ed è veramente bella, mi piace tantissimo. L'avevo già utilizzata, ma parecchio tempo fa. Ci avevo fatto un video, ma purtroppo non mi era venuto bene. Ho accantonato l'idea e non l'ho fatto più. Questa volta lo rifaremo con lo stesso trucco che avevo fatto l'altra volta, perché mi sono segnata come fare questo trucco. E la valigetta in questione è questa qua, adesso ve la apro. È della Royal Beauty. Della Royal Beauty. In teoria non doveva essere questa una valigetta, ve l'avevo già spiegato nel video se non mi ricordo male, quando vi ho fatto vedere il mio regalo di compleanno. Comunque non doveva essere questa la valigetta, doveva essere un'altra, ma la commessa ha fatto casino e mi ha tolto quella che dovevo comprare, e mi ha messo questa. Però ho detto, vabbè, dai, è uguale alla fine. Era più bella quell'altra, però va bene, ci sta. Questa si chiama. C'hanno i nomi queste. Valigetta professionale. Si chiama Greta. Ciao Greta, ciao Vita. La valigetta è dedicata anche a te. E appunto andremo a fare un trucco con questa. Ve la apro un attimo e ve la faccio vedere all'interno. Dopo andiamo a togliere le pellicole e tutto quanto. È fatta così, ve la metto così perché sennò più vicino mi sono resa conto che dopo è troppo, non si vede niente, tanto più o meno si capisce. Ecco, si sta frullando tutto come sempre nei miei video, i fail non mancano mai. Ecco qui. Allora, è formata da quattro scacchi grandi con gli ombretti di vari colori. Poi sotto troviamo dei lip gloss, quattro scacchetti di lip gloss. Qui abbiamo ciprie e terre, infatti dopo andremo a utilizzare subito la cipria perché ho fatto la base, ho fatto le sopracciglia ma non ho settato, quindi dovrò utilizzare la cipria. Ci stanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 ombretti, 6 matite, 6 ombretti, scusate, 6 gloss, 6 matite, uno specchio, non vi faccio vedere niente, uno specchio, un temperino e due pennellini che non andremo a utilizzare perché voglio utilizzare quelli che ho, e anche due spugnette, come vedete, due pennellini piccoli. E quindi questo è e questa è la valigetta che andremo a utilizzare in questo video. E non vedo l'ora perché l'avevo utilizzata, ma poi dopo non avevo fatto più il video. Poi un'altra cosa vi volevo raccontare, una piccola disavventura. Praticamente quando ho fatto il video delle cassettiere, stavo utilizzando la ring light, quella che avevo comprato un anno o 2 anni fa, adesso non mi ricordo di preciso, e io utilizzavo sempre quella per fare i video, era perfetta, tutto quanto. L'unica pecca è che quando io l'avevo comprata aveva un difetto sulla presa USB e io potevo immaginare che prima o poi mi abbandonava. E infatti, detto fatto, è successo che mentre stavo facendo il video delle cassettiere,
smontata completamente l'USB e non funzionava più. Io ho provato ad aggiustarla e stavo per far esplodere la casa, lasciamo perdere, e si è bruciata purtroppo, e questa qui era quella vecchia. Addio tesoro, è stato bello conoscerti. E come vedete purtroppo stavo cercando di ripararla, ma purtroppo vedete qui la punta nera e il telecomando ha fatto cortocircuito e stavo per bruciare tutta casa. Ma è andata bene e ne ho comprata un'altra. Ve la lascio, vi lascio qui il piccolo video che ho fatto, perché ho fatto un piccolo video dove ve lo aprivo perché mi serviva subito. E è una ring light veramente bella, ha tutto quello che può servire, ha il treppiede, ha il telecomandino, però il telecomandino non è per la ring light ma bensì per accendere e spegnere la fotocamera. Questa qui è una cosa molto carina, dovrò ancora vedere come funziona perché non l'ho mai provata. E come vedete dal video, ho cercato di farvela vedere un po', ha le tre gradazioni, è abbastanza grande, è 10 pollici, come avete letto anche dalla scatola, 10 pollici, però è molto grande, è uguale, identica a quell'altra, quindi non cambia nulla, è solo nuova, ecco, l'ho comprata nuova, è stato un pensierino di mamma, mi ha aiutato a comprarla perché mi serviva, e quindi mi ha fatto un altro, questo qui è un altro regalo di compleanno che mi ha fatto mia mamma. Ti ringrazio tanto mamma, mi hai salvato, perché in quel momento non avevo modo di comprarla e lei mi ha salvato, è stata veramente gentile, grazie mamma. E questa era la ring light, sperando che l'avete vista. E quindi oggi farò il video con la ring light nuova. Ho cambiato impostazione della luce, adesso proverò con questa, poi se vedo che durante il video la luce cambia, non mi piace, metterò la luce bianca, perché ho messo la luce mista, bianca e gialla. Mi sono resa conto che quella bianca è troppo forte, mentre quella bianca e gialla è un pochetto più reale anche per vedere il trucco. Voi comunque nei commenti fatemi sapere se si vede bene o non si vede il trucco, perché mi piacerebbe comunque mostrarvelo meglio. Ma adesso chiudiamo la parentesi e iniziamo subito a truccarci. Allora, vado a prendere la valigetta, vado ad aprirla, tolgo le pellicole di plastica perché sennò non riuscirei mai a utilizzarla, ed è questa la valigetta, ve la rifaccio vedere un po' meglio senza pellicola, non riesco a vedere se riesco a farvi vedere tutto, eccola qui, e andremo a utilizzare, sperando che non casca nulla, questa cipria qui, questa cipria qui, e vado a prendere un pennello, me la metto su un lato, e vado a prendere un pennellino per mettere la cipria. Dato che la cialda è molto piccola, vado a cercare di prendere un pennellino più piccolino, eccolo qua, vado a prendere questo pennellino qua che penso che sia non tanto grande, giusto, e vado a fissare tutta la base. Ecco qua, questa cipria è carina, mi piace, fissa bene il trucco, ma adesso avvicino la fotocamera e iniziamo a fare il trucco degli occhi. Come sempre truccherò un occhio solo, quindi ci vediamo dopo. Eccomi qua, mi sono avvicinata un po', vedete il mio faccione davanti. Allora, inizio subito a mettere il primer. Come primer andrò a utilizzare questo qui, che è il correttore della Bella Oggi, che io utilizzo sempre come correttore, come primer, eccolo qui, e mi piace di più utilizzarlo come primer. Ecco qua, adesso vado a fissarlo con un po' di cipria. Iniziamo a fare il trucco degli occhi. Allora, come trucco degli occhi inizio con il colore di transizione. Io vi tiro fuori direttamente il cartoncino qui, il plastichino,
perché così faccio prima, perché tirare su tutta la valigetta non ce la farei. Allora, il primo colore di transizione che andremo a utilizzare è questo qui, che si chiama arancione matte. Rosso arancio matte. Ve lo faccio vedere. Ed è questo qua, che infatti sulla fotocamera risulta proprio arancione forte. Anche se in verità nella realtà è molto rosso, diciamo, è un po' più rossiccio, aranciato scuro. Vado a prendere un pennellino piccolo, ampio, sempre da sfumatura, perché voglio concentrare la sfumatura solo sulla parte un po' più bassa. Vado a prendere un pennellino da sfumatura. Vado a prendere questo pennellino qua. Questo l'avevo fatto io parecchio tempo fa, ci cioè avevo messo i brillantini. Questi strass qui e l'avevo decorato e questo qui ormai è un pezzo che me lo porto dietro. Vado a prendere l'aranciato dimenticavo, scusate, mi ero preparata questo, me lo stavo scordando. Voglio andare a utilizzare questo scotch qui per fare la riga un po' più dritta e mi vado a preparare le due strisce. Dato che per adesso dobbiamo fare solo un occhio, lo metto solo qui. Ecco, adesso vado a prendere il pennellino arancione e vado a fare la mia sfumatura. Adesso vado a prendere un altro colore e vado a prendere anche un altro pennellino e vado a prendere il rosso matte che sarebbe questo qua. Andiamo per gradi, vado a prendere questo rosso qui che sulla cialda sì, è proprio rosso, con un pennellino un pochetto più stretto come questo qua. Vado a intensificarlo proprio in questo punto qui sulla palpebra mobile per andare a fare una riga concisa così e scurire proprio il punto dove voglio che la linea di taglio si vede. Adesso vado a prendere il viola matte. Il viola matte, se non mi ricordo male, si è questo qua. Voglio fare un piccolo mix, questo viola qua, e vado a intensificare la sfumatura con ovviamente un altro pennello, perché oggi consumiamo un sacco di pennelli, e vado a prendere sempre un pochino stretto come pennello. Anzi, facciamo così. Vado a pulire questo che mi conviene. Tanto dopo verranno mischiati. Eccomi qua e vado a prendere questo viola qua. E lo vado a portare in questo punto qui. Sopra il rosso. Prendo il pennellino da sfumatura e vado a prendere questa volta il rosso e non l'arancione e vado a metterlo sopra per uniformare tutto. Cerco di tenermi un po' più sopra perché dopo il taglio andrà un po' più in alto. E vado a fare un mix con l'arancione e il rosso. Lo porto anche qui sulla palpebra mobile, in questo modo qua.
Adesso vado a prendere un colore un po' più scuro. Io sto guardando, scusate se ogni tanto mi vedete guardare di qua, ma ho il mio libricino, il mio quadernino dove mi sono messa i colori che voglio utilizzare, perché sennò magari non mi ricordo. Infatti andiamo a utilizzare il marrone scuro, si chiama marrone scuro matte, che sarebbe questo qua. Questo qui, e andiamo a intensificare la piega dell'occhio perché voglio una cosa più intensa. Con un pennellino a penna questa volta, però, questo qua, piccolino, vado a fare una riga, poi dopo la andiamo a sfumare, dove andrà a finire a metà dell'occhio, dove andrò a fare la cut crease, in maniera tale che la parte marrone si vede. La vado a portare da sopra qua. Con il pennellino a penna più grande vado a prendere sempre il viola e vado a portarlo sopra al marrone per sfumarlo un po'. Così quando vado a fare la cut crease si vedono sia il marrone che il viola. Prendo il pennellino, quello che l'arancione, vado a prendere l'arancione, mischiato un po' con il rosso, e vado a sfumare i bordi. Intensifico un po' il marrone, e poi con il viola. Rifaccio il passaggio più volte in maniera tale che si vede un po' meglio. Ed ecco qua la nostra il nostro colore di transizione. Adesso vado a fare la cut crease. La cut crease andrò a utilizzare questo qui della Max Factor correttore e vado a prendere un pennello ovviamente più stretto per andare a fare la cut crease. Ed ecco qua la cut crease. Adesso vado a fissare ovviamente la cut crease e vado a prendere il pennellino di prima, vado a fissarla direttamente con un colore. Questa qui è una tecnica che ho provato e funziona, quindi vado a iniziare a prendere il primo colore, il verde Caraibi Matte. Verde Caraibi Matte, adesso vi dico qual è perché non mi ricordo. Verde Caraibi Matte, che bel nome, è questo qua e vado a fissare tutta la palpebra, la cut crease più che altro con questo colore qui. Prendo un pennellino piatto e vado a finire di fissare tutto il resto. Questi colori sono veramente pigmentati, come vedete. Sto sporcando tutta, però sono veramente pigmentati e ho fissato adesso la mia cut crease con il verde Caraibi, bel nome, verde Caraibi matte. Vado un po' a riprendere il marrone per far modo che si vede, perché mi piace che si vede lo stacco, e il viola vado a metterlo sopra il marrone così. Poi il turchese perlato, vado a prendere il turchese perlato, che sarebbe questo qui, che è un bellissimo turchese perlato appunto perché ha delle perlescenze,
e lo vado a mettere da questa parte qua, in maniera tale che vado a fare una sfumatura particolare. Allora vado a prendere un altro pennellino piatto, perché dopo lo andrò a bagnare. Infatti vado a prendere il fissante, questa volta uso questo della Revolution perché non lo uso mai praticamente, questo qua, e dato che della Makeup Revolution ne ho due che ho trovato nei calendari dell'avvento, il regalo che mi ha fatto l'amica mia, voglio iniziare un po' a sfruttarli. Io ho bagnato tutti gli altri pennelli, ce l'avrò bagnati per il resto della vita, e vado a prendere appunto il turchese e lo vado a mettere su questa parte qua, in questo modo qui. Ed è veramente carino. Dopo io andrò a dare un turbo. Intanto uso anche le dita, perché con le dita i colori si accendono come lampadine. Adesso vado a prendere un colore che voglio andare a mettere in questo punto qui, che sarebbe il viola viola royal perlato, che sarebbe questo qua. Adesso ve lo dico qual è, eccolo qui, questo colore qua, viola royal perlato. E con un pennello piatto, non da sfumatura ma bensì un pennello piatto, andrò a intensificare la parte esterna. Vado a prendere questo pennellino qua, non bagnato ovviamente, perché non voglio che si vede tanto la, lo sfumato, ma forse è meglio bagnarlo, adesso vediamo. Sì, lo bagno perché non riesco a prenderlo, è un po' secco questo. Questi ombretti bagnati sono uno spettacolo. Eccolo qui, vedete, è venuto fuori. E vado a utilizzarlo per questa parte qua. In questo modo qui. Troppo carino, mi piace tanto questo trucco. Sta venendo veramente cariccio. Adesso vado a prendere il bianco antico perlato. Il bianco antico perlato, se non erro, è questo qua. Questo è veramente bello. È un duochrome, è questo qui. È un bianco che ha dei riflessi azzurri. Cioè, veramente bello, quasi olografico. Adesso ve lo faccio vedere. Vado a bagnare, lo metto direttamente, lo prendo prima con un pennellino e poi con le dita, perché veramente è spettacolare, proprio spettacolare. Non mi trovo un pennello piccolo, aiuto. Tanto dopo devo mettere anche il colore per illuminare l'occhio. Questo qui lo metto solo in questo punto qua. Allora, vado a bagnare il pennello, perché questo da bagnato è meglio, prende di più. E intanto vi faccio prima lo swatch con il dita bagnata, perché un secondino ho un piccolo problema. Vado a bagnarmi un attimo il dito, così ve lo faccio vedere. Cioè, non so se se rende, non so se rende, ma è bellissimo. Cioè, è stupendo. Non rende per niente, è un bianco con riflessi verdi. È stupendo. Vado a prenderlo col pennello bagnato, perché rende di più. Eccolo qui, guardate che spettacolo. Cioè, bellissimo questo colore. Wow. Io lo metto sopra il verde, così diamo un turbo. Guardate che meraviglia. Cosa non è questo colore? Bello, bellissimo. Adesso vado a prendere un altro colore per l'interno dell'occhio, che sarebbe il crema perlato. Questa volta andiamo sul crema rosato, più che altro. Sì, è questo qua. Questo qui. Scusate, non ve l'ho fatto vedere, aspettate. Eccolo qui, è questo colore qua. Adesso ve lo faccio vedere anche questo. Questo è fatto così. Questo qui è proprio brillantinato, più che altro, c'ha proprio di glitter.
so se riuscite a notarlo. Dopo bagnato è un'altra cosa. Adesso ve lo faccio vedere anche nell'occhio. Eccolo qui, guardate che spettacolo. Cioè, non ha base, diciamo, cioè una base molto delicata, però è bellissimo. Adesso vado a fare l'altro occhio, metto l'eyeliner, il mascara ce lo mettiamo insieme, metto solo l'eyeliner e faccio l'altro occhio e ci vediamo dopo. Eccomi qua, ho messo l'eyeliner e voglio finire insieme a voi il trucco. Allora, l'eyeliner è questo qua, della Kiko, eccolo qui. Ed è veramente bello. Vi lascio qui una piccola clip dove vi faccio vedere come stendo l'eyeliner. È opaco e si stende abbastanza bene. Io comunque non ho trovato molta difficoltà ed è veramente spettacolare. Mi è piaciuto tantissimo perché come vedete mi ha fatto proprio la riga d'eyeliner opaca, si asciuga subito. E io adoro la riga d'eyeliner opaca, quindi perfetto. Adesso andiamo a mettere un po' di illuminante sull'arcata sopraccigliare che mi sono scordata. Brava Sara! E vado a utilizzare questo pennellino angolato e vado a prendere l'ombretto di prima, questo qua, rosa bianco perlato, rosa perlato, come si chiamava? Crema perlato. Eccolo qui. È un po' di pieno di polvere, eccolo qui. E lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare per dare un po' di luminosità. Non lo vado a bagnare perché non voglio che venga, che si veda il colore, ma solo un po' di luce. Adesso vado a mettere un po' di colore sotto l'occhio, vado a ripescare questo, così non vado a sprecare altri mille pennelli, e vado a mettere il marrone e il viola perché voglio riprendere solo la sfumatura del marrone e il viola. Vado a prendere una matita per gli occhi, vado a utilizzare appunto le matite, quelle lì che ho in questa valigetta, vado a prendere quella nera, anzi no, vado a prendere questa marrone qui, marrone scuro, sempre nera, ogni tanto voglio cambiare, questa marrone scuro qua, eccola qui, scrive veramente bene, cioè è bellissima questa matita, sono molto scriventi. Cioè, non me lo aspettavo un attimo, perché vabbè, a parte che la Royal Beauty si è molto migliorata, diciamo, anche queste palette sono veramente belle. Nel sito di Royal Beauty, perché anche Royal Beauty ha un sito, troverete altre valigette nuove che sono venute fuori. Io ne volevo prendere una, ma ho detto, vabbè, dai, ce n'ho tante di valigette e non le ho neanche utilizzate, quindi ho detto, va bene, aspetto, magari più là ne prenderò altre. Ma al momento mi tengo solo queste. E adesso andiamo a mettere il mascara, perché dopo off camera andrò a pulire tutto questo casino e finiamo il trucco del viso. Come mascara andrò a utilizzare questo della Bella Oggi, oggi sono tutta un po' Bella Oggi e Royal Beauty, dato che lo utilizzo poco lo voglio utilizzare. Vado a prendere il mio antisbavo, pennellino antisbavo, è un po' sporco, l'ho lavato ma purtroppo va via, non va tanto via, e vado a mettere il mascara. Ecco qua, adesso vado a mettere il correttore e andrò a fare un mix di questi due correttori qua, perché ho fatto una prova e devo dire che funzionano.
questo arancione per coprire le macchie, perché io ho molte macchie sotto l'occhio, sul contorno degli occhi, e poi andrò a utilizzare questo sopra e poi andrò a mettere anche un po' di fondotinta, così vado a uniformare il tutto, perché mi diventa un po' aranciato questo, quindi faccio il contorno occhi e ci vediamo dopo. Eccomi qua, sono riuscita un po' a correggere le macchie e questo è il risultato. Ringrazio tantissimo chi mi ha dato questo consiglio e a tutte voi che mi date i consigli, vi ringrazio tantissimo. Adesso continuiamo a fare il trucco del viso e vado a prendere la terra, questa terra qui. È volato un pennellino, non si è visto. Questa terra qui, che mi piace perché si vede proprio che è proprio scura come piace a me. Vado a prendere un pennellino, voglio prendere questo qua, che era di un set che ho nella mia collezione di pennelli ed è fitto ma corto. Voglio andare a vedere se riesco a fare una. Io sto cercando di migliorarmi. Quindi voglio cercare di fare un contouring un po' più carino. Eccolo qui. Vado a sbattere un po' per togliere un po' l'eccesso. E pesciolino alla mano. Ecco qui, questo è il mio contouring per adesso, poi magari piano piano migliorerò. Adesso vado a mettere il blush, perché qui abbiamo un blush solo, ma è molto carino, mi piace tanto, è questo rosato qua. E andiamo a metterlo vicino alla terra, ovviamente. Vado a prendere questo pennello qua. Anche questo è bello carico. All'illuminante, l'illuminante ce ne sono due. Ci sta, lo giro così, così lo vediamo meglio. Questo qui dorato e questo bianco. In questo giro andremo a utilizzare questo dorato perché quello bianco lo uso sempre. Questa volta voglio utilizzare questo dorato qui. Vado a utilizzarlo con le dita, vado a bagnare, vado a mettere il fissante, che ovviamente eccolo qua, non lo trovavo, sul viso. Vado a fissare un po' tutto il trucco. E quando ancora bagnato vado a prendere l'illuminante e vado a picchiettarlo sopra. E guardate che spettacolo. Cioè, è bellissimo. Adesso vado a mettere il rossetto. Il rossetto voglio fare una combo con questi rossetti qua. Allora, voglio mettere un nude, dato che sono molto carica sugli occhi, vado a mettere, li proviamo un po' insieme, forse provo, metterò questo, un attimo che vedo che colore, sì, questo qua mi piace tanto, metto questo e come matita andrò a utilizzare questa, perché qui abbiamo anche le matite per le labbra, quindi inizierò a utilizzare anche le matite per le labbra, dato che io le uso mai, sono sincera, non le utilizzo quasi mai, le ho comprate alcune ma non le utilizzo mai, questa volta voglio utilizzarle. Allora vado a contornare le labbra e poi vado a mettere il rossetto. Ed ecco qua il rossetto messo. Mi piace veramente tanto questo trucco. Mi sono trovata veramente bene con questa valigetta.
Peccato che non si trova più, però dalla Royal Beauty potete trovare cose simili e ancora più belle, perché queste sono veramente spettacolari. Queste io le prendevo spesso perché le valigette hanno dei colori fantastici, anche le valigette più piccole. La Royal Beauty è un marchio che secondo me merita tantissimo perché è veramente bello. Stupendo. Questo è il trucco. Eccomi qua, questo era il trucco degli occhi. Spero che vi sia piaciuto. Questa valigetta a me è piaciuta tantissimo, come già detto. Spero che vi sia piaciuta anche a voi. Dalla Royal Beauty potete trovarne altre e anche più belle, secondo me. Questa qui era il regalo che mi avevano fatto, che mi aveva fatto mia mamma, che però non avevo utilizzato una volta sola e poi dopo l'avevo abbandonata e ho detto no, lo devo utilizzare perché adesso che sto comprando altre cose nuove voglio utilizzare anche quelle vecchie, quindi faccio un po' nuove, un po' vecchie, alternato. Se il video vi è piaciuto mi raccomando spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere se questo trucco vi è piaciuto. Mi raccomando, attivate la campanellina ed iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti!